Ciao a tutti, sono tornata finalmente con un nuovo video e questo video riguarderà come preparo la mia valigia, perché dopodomani parto, vado dal mio fidanzato per una settimana a Roma, quindi per fortuna le vacanze quest'anno le faccio pure io e sono contentissima. E quindi niente, iniziamo col farvi vedere cosa metto in valigia, insomma. Vabbè, innanzitutto vi faccio vedere la mia valigia, per precisare. Allora, è questa qui. È grande anche perché sto una settimana. Allora, questo tipo color tipo oro rosa, un colore molto molto strano però molto bello. Ha le ruote così, queste qui così, molto molto bella. E poi è abbastanza capiente, quindi anche molto grande. Niente, noi ci vediamo dopo perché ovviamente devo iniziare a mettere tutti i vestiti. Insomma, tutte queste cose qua, quindi ci vediamo fra poco. Ecco, mi sono ritornata. Allora, ho iniziato, in realtà ho messo già tutti i vestiti e l'anta dell'armadio, se in tal caso vi chiedete cos'è. Allora, io li ho messi in questa specie di cosino, che non so se lo conoscete, ma vi assicuro che è una cosa comodissima e utilissima, ve lo assicuro. È una specie di, non so come chiamarlo, però è tipo un portavestiti, ecco, possiamo chiamarlo così. Ho messo tutti i vestiti qua, vabbè, qua c'è un vestito, ci sono vari vestiti, qua ci sono tutte le maglie, qua ci sono tutti i pantaloni. Poi in quest'altra taschina, come vedete, qua ci ho messo tutte le mutande, le calze, il costume e ci ho messo tutto in questa taschina. Questa qua poi la chiudo di qua. Poi questo qui lo chiudo tutto, lo leggo perché c'è appunto un gancio, c'è questo qui, vedete, per legarlo, e lo metto nella valigia e vi assicuro che occupa davvero, ma davvero pochissimo spazio e nella valigia ci potete mettere tantissime altre cose. E quindi è davvero fantastico e ve lo consiglio assolutissimamente. Scusate per la mia faccia, ma fa caldo. Quindi veramente fa caldo, quindi scusate per la mia faccia, ma fa veramente caldo stasera e quindi niente. Noi ci vediamo di nuovo tra poco, così vi faccio vedere cosa ho ancora messo nella valigia. Buongiorno, scusate per la mia faccia orribile, ma mi sono svegliata da poco e diciamo che stanotte mi sono anche addormentata un po' tardi, quindi diciamo che avrò dormito sino a 5-6 ore. Quindi sono molto rincoglionita, però va bene. Niente, vabbè, sono in bagno, come si può ben notare dalle piastrelle, perché insomma oggi esco con mia cugina e una mia amica, e quindi sto iniziando insomma a lavarmi la faccia, perché così mi sveglio innanzitutto, poi mi trucco con calma, sì, scusate ma... Ho una pinza perché giustamente mi devo truccare, quindi i capelli devono stare lì. Oggi devo coprire molto bene queste occhiaie. Non so come le coprirò, ma le coprirò, spero. E niente, insomma. Vi devo fare vedere la valigia perché non ve l'ho fatta. Ieri sì, ve l'ho fatta vedere, ma non ve l'ho fatta vedere finita. Non è proprio finita ancora perché ovviamente parto domani. Quindi non è proprio finita finita, però diciamo che devo mettere le ultime cosine, però le ultime cosine le metto domani, quindi poi domani mattina vi faccio vedere meglio la valigia finita. E niente, io adesso mi sveglio, mi lavo con calma e niente, spero di non addormentarmi mentre mi lavo. No, scherzo. Ci vediamo dopo. Buonasera! Dico buonasera perché ormai è sera, sono tipo le 9, credo, 9, 9 e mezza, vabbè, comunque. E niente, sono qui perché ho finito di fare la valigia. Beh, proprio finito, finito no, perché devo mettere le ultime cose domani, perché domani pomeriggio parto. Yeah, non vedo l'ora. E quindi niente, allora devo fare occhio tantissimo alle unghie perché ho appena messo lo smalto, quindi come vedete ho fatto azzurro. È questo dito color grigio, molto molto belle, molto carine, mi piacciono. Sono molto semplici, però sono carine, mi piacciono. E sto aspettando che si asciughi bene lo smalto per mettere appunto il top coat.
niente, ci ho fatto una treccia un po', vabbè, tranne il capello fuori, solo che sono sporchi, quindi ho voluto fare una treccia. E niente, allora vi faccio vedere un po' cosa c'è in questa valigia. Allora, sono qui, allora vi ho messo la camera, sì, la camera, scusa, la fotocamera, ve l'ho messa dietro, mi si è scheggiata anche l'unghia, bene, perfetto, vabbè. E niente, allora ci ho messo qui in questa busta dell'Unieuro, che in realtà non c'è niente dell'Unieuro, ma ci ho messo le scarpe da ginnastica perché mi porto solo un cambio. Poi ci ho messo una borsa a tracolla che può sempre servire, cioè anzi, uso solo quella. Vabbè, questi credo che sappiate che sono, non ve li dico neanche, perché purtroppo mi dovrà anche arrivare proprio quando sono in vacanza, ma è una gioia. Poi ho questo borsellino. Mi accontento di poco, basta che brilli, è fantastico. Poi vabbè, già il packaging è bellissimo. E qua ci ho messo delle medicine, perché possono sempre servire. Poi in questo astuccio qui, molto carino, col fiocchettino, ci sono gli shampoo, il deodorante e il latte detergente. Poi qui vabbè, ci sono le salviette struccanti. Qui ci sono lamette, acetone, elastici, smalti, c'è un po' di tutto. Poi qui sotto in quest'altra busta c'è l'olio abbronzante, l'acqua spray e il doposole, che ovviamente c'è sempre. Poi, vabbè, di qua ci sono altre cose, vabbè, quello è la cosa di tutti dove ho messo tutti i vestiti, poi qua c'è la giacca, sotto c'è il telomare, le ciabatte per il mare, i dischetti, un ombrello, un sacchetto per la roba sporca. E niente, quindi alla fine questa qui. Devo ancora completarla perché ci devo ancora mettere la piastra, i trucchi, le ciabatte quelle per casa. E ancora, basta mi sembra. Sì, la spazzola, insomma le ultime cosine, solo che le metto domani perché poi mi dovrò lavare, quindi le metto domani. Comunque, insomma, questa qui è la valigia che ovviamente devo ancora finire perché la finirò domani mattina. Bene, io concludo questo vlog, questo piccolo vlog della mia prepartenza, insomma, di tutta la mia, diciamo, preparazione della valigia, ecco. Spero che vi sia piaciuta e noi ci vediamo al prossimo video che spero tantissimo di registrare quando sono giù, lo spero tanto, speriamo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!